Oggi sono stati presentati tanti progetti che cercano di conciliare l'etica con l'economia. In particolare, di che cosa si è occupato lei? Noi, il nostro gruppo, si è occupato di riconciliare, diciamo, un aspetto del passato, quali gli anelli, anche le fedi nuziali, ad un aspetto tecnologico come una memoria di massa che consente di mantenere i ricordi tutti in un unico posto e tutti con un'unica persona. In particolare abbiamo trattato una fede nuziale tecnologica, ma non per forza una fede, che permette di anche proiettare eventuali ricordi contenuti nella memoria di massa all'interno della fede. Quali sono le difficoltà emerse nel progetto e anche come è nato? È nato, diciamo, in maniera molto leggera da uno di noi che ha detto io a casa ho moltissimi ricordi, moltissime foto del matrimonio dei miei genitori, ma comunque tenerle tutte è un problema. A proposito di questo, abbiamo anche ragionato sul fatto che le foto, soprattutto quelle della Polaroid, tendono a inquinare perché non possono essere riciclate. E per questo il nostro progetto voleva essere sì una mano all'ambiente, ma anche un bel regalo per una nuova nozze, per delle nuove nozze, per delle nuove persone. Il vostro gruppo che cosa ha ideato per cercare di conciliare una nuova idea di economia? Allora, il nostro gruppo in particolare si chiama IT e ci siamo predisposti come obiettivo di trovare una soluzione ad un problema che le persone abbiano nella quotidianità. Quindi in particolare noi abbiamo creato un attaccapanni riscaldato molto economico e poco dispendioso anche a livello di materiali, in modo da poter permettere a tutte le persone di avere un servizio semplice e accessibile a tutti per un problema semplice ma non scontato, che riesca ad aiutare la quotidianità delle persone. Come è nata l'idea? Quali sono state anche le difficoltà che avete incontrato? Allora, siamo un gruppo di 5 persone, quindi le idee sono tante e molte volte andiamo in conflitto fra di noi, però penso che siamo stati bravi a trovare le giuste decisioni e a cooperare fra di noi. Ti piacciono progetti come questo o preferisci una lezione normale? No, certo, secondo me questo progetto è stato molto utile anche a livello personale per capire come funziona magari un mondo esterno a quello scolastico e come si entra nel mondo degli adulti, in quello del lavoro in particolare. Il vostro gruppo in cosa ha lavorato e cosa avete pensato? E il nostro gruppo ha lavorato a Artur, che starebbe per Arezzo Tour. È praticamente un'agenzia di viaggi innovativa perché è al contrario. Di solito le agenzie di viaggi si prenota appunto una vacanza, un soggiorno all'estero, magari in un'altra regione italiana, quindi ci si discosta dal proprio territorio, mentre noi operiamo proprio sul territorio atletino per cercare di bilanciare un po' il turismo, perché spesso, come vediamo, non è appunto equilibrato, distribuito uniformemente durante tutto il periodo dell'anno. Ad esempio qui abbiamo ad Arezzo la città del Natale a dicembre, ci sono un sacco di turisti, però per il resto dell'anno magari ci sono dei periodi un po' più morti, dove alcune attività sono costrette a chiudere, a fare delle ferie prolungate perché non hanno abbastanza affluenza, e noi cerchiamo migliorare questo problema, quindi offrendo delle esperienze che non si troverebbero online con delle prenotazioni ordinarie, quali visite culturali, culinarie. Ci occupiamo anche appunto della prenotazione delle strutture ricettive, e quindi speriamo di valorizzare al meglio quello che è il nostro territorio e tutte le nostre eccellenze aretine, che forse non sono così conosciute come dovrebbero. Quali sono state le principali difficoltà? Le principali difficoltà più che altro sono riguardo a tutto l'aspetto che riguarda la previsione economica, quindi un po' i fondi come vengono distribuiti, perché chiaramente ancora è una proiezione, diciamo, virtuale di quello che poi andremo a fare. Però ecco, diciamo, le idee sono molto chiare, noi siamo molto uniti e coesi, quindi ecco, sicuramente andrà a buon fine. Cosa ti ha lasciato questo progetto? Sicuramente un'esperienza diversa. Abbiamo avuto il privilegio ad essere una delle due classi coinvolte tra tutte le scuole superiori d'Arezzo, quindi sicuramente una consapevolezza maggiore su quello che è il mondo dell'imprenditoria, anche se chiaramente non può essere racchiuso in una ventina di ore di progetto, però sicuramente possiamo crescere tanto, e sarà magari per qualcuno di noi diventerà un'ispirazione per il futuro, e magari ne risentiremo parlare e saremo contenti di questo. Un progetto innovativo che cerca di avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro, tanti ragazzi coinvolti. Qual è il bilancio di questo progetto per l'ITIS di Arezzo?
bilancio estremamente positivo, questo è il secondo anno nel quale partecipiamo al progetto AI, è iniziato per noi lo scorso anno e c'è stato assolutamente entusiasmo, voglia di partecipare quest'anno con una classe della sezione informatici, proprio perché riteniamo estremamente importante che la scuola coltivi anche l'imprenditoria, che è un valore trasversale e che i ragazzi potranno mettere in campo dopo il diploma. Quali sono, a suo modo di vedere, i risultati raggiunti grazie a questo progetto? Risultati direi tangibili, perché i ragazzi si sono resi conto di cosa significa fare impresa, di quali sono gli strumenti, di quali sono anche le difficoltà, perché in Italia ci sono determinati strumenti legislativi da saper utilizzare e quindi hanno potuto apprendere un know-how in tal senso a 360 gradi. Quindi il risultato è estremamente positivo perché rende gli studenti consapevoli di ciò che possono incontrare fuori dal percorso scolastico e di come possono accingersi a fare impresa. Tante anche le idee innovative, spesso dei giovani di oggi non è che se ne parla benissimo, sono venute fuori tante idee anche molto particolari. Sì, tra l'altro è ricaduta la scelta quest'anno su una classe del percorso informatico, proprio perché informatica è particolarmente attenta alle nuove tecnologie, a quelli che possono essere anche i possibili sviluppi nel mondo del mercato. Ma i ragazzi in realtà si distinguono sempre in positivo perché sanno mettere in campo idee, risorse che magari chi è di una generazione precedente non sospetta. In realtà sono sempre positivi nel proporre soluzioni nuove e quindi anche in questo si sono rivelati una sorpresa piacevolissima. Un progetto importante che concilia il mondo del lavoro col mondo della scuola. I giovani, spesso un po' bistrattati, hanno dimostrato di avere tante idee e di avere anche voglia di mettersi in gioco. Ma sì, questo è il terzo anno che abbiamo sposato questa iniziativa di Artes Lab. Il Comune di Arezzo contribuisce con un patrocinio che non riguarda solo l'assessorato alle politiche giovanili, ma anche l'assessorato al sociale e l'assessorato alle attività produttive, perché appunto questa attività è dedicata ai giovani, quindi giovanili, si simula un'impresa e quindi chiaramente le attività produttive sono protagoniste, ma è anche sociale perché è un'impresa etica, quindi non è un'impresa a prescindere, ma ci sono dei principi dietro che grazie anche ai nostri giovani imprenditori del territorio, nonché ai collaboratori dell'associazione, vengono diciamo, date anche queste nozioni importanti, perché mai come oggi è importante sì fare impresa, sì creare reddito, creare lavoro, però in una certa maniera, e l'etica può svariare da tantissimi ambiti, sia quello del rispetto dei lavoratori, sia quello del rispetto dell'ambiente, una tematica molto importante e molto sentita dai giovani, lo vedo anche in altre iniziative. Quindi un progetto che funziona, che ha portato risultati, ora sono ansioso di vedere i progetti di quest'anno e vedere chi vincerà. E poi chiaramente c'è la competizione tra province e quindi io sono un po' campanilista e quindi spero anche che chi vincerà qua poi vincerà anche in regione.